Rispieghiamo meglio l'ultima parte del video precedente per calcolare il rapporto carica-massa delle particelle che descrivono per esempio questa parabola oppure quest'altra rispetto al rapporto carica-massa dell'idrogeno. Sappiamo che in base alla loro diversa velocità le particelle finiscono sullo schermo in vari punti che descrivono delle parabole. Con le particelle più veloci che si trovano vicino al centro dello schermo e le particelle più lente che invece si trovano nella parte più lontana della parabola. Queste parabole sono descritte da questa equazione y uguale a z quadrato. Ruotando la figura si vedono queste parabole come siamo abituati a studiarle, cioè con l'asse di simmetria verticale. Quindi l'equazione è y uguale a z al quadrato e l'apertura della parabola è il coefficiente a, quindi a primo e a secondo questa parabola più stretta. Prendendo un valore di y fissato, quindi y segnato, questa retta orizzontale intercetta le tre parabole in tre punti P'primo e P'secondo distanti 8 cm, 5,6 e 2,0 cm. Questi tre valori li chiamiamo z, questo, z' 5,6 cm e z' 2 cm. Dunque lo stesso valore y segnato è uguale a az alla seconda, quindi questa apertura di parabola a per il valore z alla seconda, quindi 8,5 cm al quadrato, ma è anche uguale y segnato a a', quindi quest'altra parabola di apertura a' per z' alla seconda, 5,6 cm alla seconda, ma è anche uguale a a secondo, quindi quest'altra parabola, per 2 cm alla seconda, z secondo al quadrato. Il nostro obiettivo è ricavare il rapporto carica-massa di queste particelle rispetto a quelle dell'idrogeno, ma il rapporto carica-massa si trova nascosto dentro il coefficiente a, cioè dentro l'apertura delle varie parabole. Infatti il coefficiente a abbiamo già calcolato che è questa espressione 2e diviso x quadro b quadro e poi c'è l'inverso di q su m, quello che cerchiamo noi. Perciò se noi vogliamo il rapporto dei q su m dobbiamo fare il rapporto dei coefficienti d'apertura, quindi per esempio a su a'. Tutta questa parte 2e su x quadro b alla seconda è comune a entrambi i coefficienti a e primo e quindi rimane il rapporto dei q su m. In particolare rimane q su m' su q su m, quindi il rapporto q su m delle particelle che vanno a finire su questa traccia, su questa parabola, diviso il rapporto q su m dell'idrogeno. Perciò la richiesta del problema, calcolare questi rapporti Q su M, in pratica vuol dire calcolare i rapporti tra le aperture delle parabole, però le aperture delle parabole a loro volta le possiamo calcolare dai rapporti tra i valori z, z, z' e z secondo. Infatti, tornando alle equazioni di prima delle tre parabole, a parità di y segnato scelto, andiamo a fare i rapporti e quindi a su a'. Andiamo a ricavare prima a. A è y segnato su z quadrato, eccolo. E a' è y segnato su z' quadrato. Il rapporto y segnato si semplifica e quindi rimane z' su z tutto al quadrato. Quindi così siamo riusciti a ricondurre il rapporto dei coefficienti al rapporto tra lunghezze misurabili. E infatti le abbiamo misurate. Dunque, riassumendo fino a qui, il rapporto dei Q su M, delle varie particelle diviso quelle dell'idrogeno, è un rapporto di coefficienti, cioè di aperture di parabole, l'apertura A diviso l'apertura A'. Ma a loro volta questo rapporto di aperture, l'abbiamo ricondotto a un rapporto di lunghezze, Z' su Z, quindi 5,6 cm diviso 8,5 cm al quadrato, che fa circa 0,43. L'altro rapporto tra a secondo e a è il rapporto tra 2 cm e 8 cm al quadrato.
e fa circa 0,055. Quindi adesso ritorniamo a questa formula che abbiamo scritto prima, ricaviamo Q su M', che è uguale a Q su M per il rapporto A', che sarebbe 0,43. Quindi troviamo che la parabola di apertura A' è formata da particelle che hanno come rapporto Q su M, ovviamente un valore minore rispetto al rapporto Q su M dell'idrogeno, che era il più grande di tutti. Lo 0,43, cioè il 43% del rapporto Q su M dell'idrogeno. Invece la parabola più stretta, quella di apertura A secondo, è stata lasciata dalle tracce delle particelle che hanno un rapporto Q su M ancora più piccolo, che è lo 0,055 del rapporto Q su M dell'idrogeno.